Roberto Riccardi. Mi chiamo Roberto Riccardi e dal 1989 studio e sperimento fenomeni medianici, sia fisici che intellettivi. Sono entrato in questo mondo dopo aver conosciuto tramite un annuncio su Il Giornale dei Misteri nel settembre 1989 Teresa Galvagno, una signora che aveva facoltà medianiche. Con Piera Grossi e Mauro Galvagno, medium fisico, figlio di Teresa, abbiamo iniziato delle sperimentazioni settimanali a casa di Teresa, soprattutto di concentrazione mentale, che hanno prodotto le prime visualizzazioni chiaroveggenti. A quell'epoca Teresa cominciava a scrivere medianicamente. Anche il figlio Mauro aveva visioni chiaroveggenti. Poi avevamo incontri settimanali con la speranza di formare un gruppo medianico. A gennaio 1990 Teresa conobbe nella libreria Rotondi NT il medium del cerchio esseno. Teresa e il figlio Mauro entrarono a far parte di questo cerchio. Io e Piera seguivamo il cerchio esseno e le sue fenomenologie a distanza. Le guide dell'esseno, soprattutto Alexander, ci seguivano e ci mandavano messaggi, anche personali, dicendoci che erano interessate a noi. Nel maggio del 1990 Alexander ci invitò a una seduta del giugno 1990 nella sede del gruppo, ai Parioli di Roma. Successivamente partecipammo a luglio a una seduta a Grosseto, al gruppo psicofonico di Marcello Bacci, in cui assistemmo a tre sedute nella stessa sera, trance del medium del cerchio esseno, seduta psicofonica alla radio a onde corte e nella tarda serata seduta al tavolo grande con elementi del cerchio esseno e del gruppo di Bacci. Avemmo così la celebrazione collettiva e stupenda di questi fenomeni in una sera. Quella stessa sera, da parte di Alexander, avemmo l'annuncio che da quel momento io e Piera facevamo ufficialmente parte del cerchio esseno. Immensa emozione.